Bivouac Hotel, siamo in questo meraviglioso stand al TTG Travel Experience e sono con, posso dire, un nostro amico, un volto già noto di MHR, Fabrizio Doria. Ciao, benvenuto su MHR, ma soprattutto in questa fiera che si riconferma, direi, iconica. Ciao, buon pomeriggio a tutti, grazie di questo invito. Una fiera ancora più importante quest'anno, questa edizione, molto partecipata, è il secondo giorno ma già un grande successo, siamo molto contenti e soddisfatti di questa edizione. Sì, ho visto tante persone, anche io è il sesto anno che la faccio e devo dire che mi sembra una fiera ancora, si riconferma internazionale col suo respiro internazionale e di punta per quello che è il settore travel e hospitality, sea and sun e outdoors. E a proposito di hospitality, ritorniamo, intanto grazie che siete stati il nostro fedele sponsor al paddle, quindi speriamo di rivedervi anche in quel di Natale, al Christmas party. Cosa bolle in pentola come novità e anche che stagione è stata? A proposito di numeri, perché il tema, lo dico per contestualizzare, il tema di questo TTG Travel Experience è la veritas, la verità, e ognuno l'ha applicata un po' a modo suo. Il mondo dei numeri, piuttosto che le recensioni false, o comunque tutto ciò che è il fake nel mondo del web, che a volte danneggia anche i ristoratori e gli alberghi e il mondo turistico in genere. Quindi, applicando a noi questa verità, questo ritorno alle origini, questo genuino, possiamo dire che alloggiare, che soggiornare in vacanza in un bivouac hotel è un ritorno un po' al benessere, alle origini, si può tradurre così? Ah, sicuramente sì, tra l'altro noi da quest'anno siamo società benefit, quindi è uno degli obiettivi principali dell'azienda, dei nostri albergatori, il benessere dei nostri collaboratori in primis, degli ospiti e delle comunità dove insistono le nostre strutture, quindi un ritorno a un'autenticità rispetto a tutta l'esperienza, alla parte ristorativa, al soggiorno, alla riscoperta di destinazioni anche secondarie. I nostri clienti sono repeaters a livello internazionale, il nostro primo mercato internazionale, quello nordamericano, e una delle nostre priorità è fargli conoscere le gemme che sono nei nostri territori e magari sono sconosciuti anche a noi italiani. Cerchiamo di, si parla tanto del turismo delle radici, dei borghi, di cercare anche di diversificare l'offerta turistica italiana anche rispetto a cose già conosciute. Che anno è stato? Possiamo tracciare le somme, siamo a ottobre, a fine di questo 2024, che anno è stato? È stato un anno molto positivo sotto tutti i punti di vista, i parametri sono eccellenti, crescita di ADR, fatturato, nuove destinazioni. Oggi noi comunichiamo la nostra nuova offerta, abbiamo 14 nuove realtà quest'anno, 7 sono già attive nei nostri sistemi e le altre 7 lo saranno prossimamente tra l'ultima parte dell'anno e il 2025. Si tratta di un mix rispetto ai nostri brand e ai nostri posizionamenti. Quindi le nostre destinazioni principali, ma anche puntiamo parecchio sul segmento upscale con i nostri brand World Hotels, quindi supportiamo le strutture, gli imprenditori con il nostro know-how, collaboriamo sempre di più con gruppi white label che sono in crescita e hanno bisogno di strutturarsi sempre di più, soprattutto avere una visibilità internazionale. E quindi questa è la nostra offerta e ci confermiamo come leader all'interno del panorama delle catene alberghiere in Italia. Questo indubbiamente, direi, un bell'anno e soprattutto tante novità. Caspita, 14 strutture sono poche. Sì. Siamo molto contenti, l'anno non è ancora finito, abbiamo altre trattative in corso che comunicheremo presto, appunto anche con gruppi che si stanno affermando sempre di più nel panorama italiano. Un altro tema importante per noi è il supporto rispetto al passaggio generazionale, è un tema
noto, sentito, e quindi noi formiamo giovani albergatori rispetto a nuove professionalità, quindi supportiamo gli imprenditori a passare il testimone a figli, nipoti, e con dei percorsi di formazione strutturati, una partnership importante con HIA, la scuola di formazione di Firenze, che ha sede presso il nostro World Hotels il Mulino, e abbiamo percorsi continui sia rispetto alle nuove leve, ma anche percorsi di formazione e di aggiornamento per i general manager su tutte le aree di competenza, quindi manageriale, operation, commerciale e tutto quello che è all'interno del mondo alberghiero. Quindi oggi il tema delle risorse umane è un tema critico, sensibile, li aiutiamo rispetto anche alla selezione delle persone, all'engagement, alla cura delle persone, anche creando dei percorsi appunto di formazione, di retention, di welfare. Abbiamo una struttura che supporta i nostri imprenditori in questo e crediamo di essere gli unici sul mercato in grado di farlo. Sì, questo è un tema molto importante e ricorrente anche nelle mie interviste, perché ahimè molti si lamentano tutto il comparto che si fa fatica a trovare personale, no? Mondo hospitality, mondo della ristorazione, è un po' problematica la situazione generazionale, si parla spesso di formazione, quindi insomma è una cosa molto importante da fare, perché invece questo è un mestiere molto bello, l'accoglienza è un mestiere meraviglioso. Io stessa ho lavorato anche nel turismo, devo dire gli anni più belli, stare a contatto con le persone, imparare cose nuove da culture diverse, spostarsi, è molto affascinante, quindi assolutamente importante quello che fate nella formazione. Che dire, noi continuiamo qui al TTG Travel Experience, abbiamo fatto questa invasione di campo, grazie come sempre. Grazie, buona continuazione. Grazie, buon lavoro. Ciao. Ciao.